A quanto pare la città ha bisogno di un tunnel e non di un palazzo di giustizia. Questa è la denuncia che Edoardo Volino, presidente dell'Ordine degli Avvocati, e Luigi Petrillo, presidente della Camera Penale Irpina, hanno lanciato durante una conferenza stampa indetta per discutere dell'inadeguatezza strutturale e delle gravi insufficienze funzionali del palazzo di giustizia. Gli avvocati hanno inoltre presentato una proposta al presidente del Tribunale di Avellino, al questore, al sindaco, al commissario della provincia, alla Confindustria e all'Associazione dei costruttori per fare in modo che il capoluogo irpino abbia una sede adeguata e dignitosa. E l'attuale Palazzo di Giustizia non lo è. È stato progettato infatti nel lontano 1962 e ultimato nel 1975. Nel 1983 il comune deliberò la messa in sicurezza dell'edificio, che non è in regola con la normativa antisismica, ma nonostante siano passati 26 anni, nulla è stato fatto. Sotto gli occhi di tutti le condizioni anguste in cui versa il Palazzo di Giustizia. Da qui la denuncia degli avvocati di cui si è fatto portavoce il presidente dell'ordine Edoardo Volino. Noi denunciamo ormai da tempo la inadeguatezza e la insufficienza di questo palazzo di giustizia. Questo palazzo di giustizia non è a norma sul piano antisismico, non è a norma con riferimento alla legge in materia di sicurezza degli impianti, è un palazzo di giustizia obsoleto la cui progettazione risale ad oltre 50 anni fa e purtroppo a distanza di anni la vetustà del palazzo è sotto gli occhi di tutti. Gli ultimi episodi hanno aggravato le nostre preoccupazioni. Non è accettabile che un edificio pubblico presenti tali profili di rischio per chi vi lavora e vi opera quotidianamente. Questa è l'invocazione che noi lanciamo. Si intervenga presto, rapidamente, per mettere in sicurezza questo palazzo di giustizia. Nel contempo, però, noi oggi intendiamo anche essere propositivi. Da diverso tempo abbiamo lanciato l'idea che la città di Avellino abbia bisogno di un nuovo palazzo di giustizia, una cittadella giudiziaria che possa essere polo di riferimento sul piano processuale per l'intera provincia. Sarebbe un progetto che rilancia la nostra città, il nostro capoluogo di provincia. E oggi abbiamo ritenuto anche di suggerire l'area sulla quale immaginare questa nuova costruzione, l'area della caserma Berardi che è in odore di sdemanializzazione. Occorre sicuramente una forte iniziativa politica da parte dell'amministrazione comunale. Siamo in periodo di campagna elettorale, quindi lanciamo una sfida ai candidati sindaci e alle forze politiche che li sosterranno. I candidati sindaci vengano a dire agli avvocati di Avellino quali sono gli impegni che intendono assumere con riferimento alla realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia. L'Ordine degli Avvocati Irpini ha anche proposto di realizzare la nuova sede del Tribunale attraverso un project financing, modello piscina comunale. Ma noi abbiamo lanciato l'idea che il Palazzo di Giustizia possa essere realizzato senza esborsi di denaro da parte dell'amministrazione comunale. In un primo momento avevamo suggerito, perché la nostra intende essere sempre un'azione propositiva e non meramente protestataria, avevamo suggerito in un primo momento di inserire la realizzazione del Palazzo di Giustizia nel piano strategico 2007-2013 e purtroppo non siamo stati ascoltati. Allora abbiamo pensato ad un'altra idea. Il Comune ceda l'area su cui insiste questo Palazzo di Giustizia a chi si oneri della costruzione della nuova cittadella giudiziaria.